i nostri ospiti che dovevano rappresentare il coordinamento dei comitati della Terra dei Fuochi si sono inviperiti perché sostengono che quello di cui parlate in studio sia molto meno importante delle loro problematiche che dicono di soffrire tutti i giorni e quindi fischiano, si allontanano, abbandonano il collegamento. Non dimostrano molto rispetto, però questo è l'umore della piazza che io ti raggiungo. Quindi non c'è nessuno che ci vuole spiegare per quale motivo in Campania pagheremo noi italiani 30 milioni di euro per una multa europea? Non solo, noi rischiamo di pagarne 130 tra un anno. Adesso io ti faccio sentire quello che ha da dire un oncologo del Pascale di Napoli che si chiama Antonio Marfella, compatibilmente con le condizioni che ho alle mie spalle. Noi siamo profondamente indignati dal nulla di questa politica, che mentre voi perdete ore all'interno, mentre perdete ore a parlare del nulla, in Italia ogni giorno 100.000 tonnellate di rifiuti tossici vengono sversati senza controllo. Voi parlate di rifiuti urbani quando i rifiuti urbani sono il 20% del problema. Ogni anno vengono prodotti in Italia 140 milioni di tonnellate di rifiuti industriali di cui nessuno parla. Ogni minuto in questa terra viene sversata una tonnellata di rifiuto industriale proveniente non dalla mia terra, nei miei pomodori stoggi sono stati trovati i rifiuti industriali del nord. Vergognatevi, e mentre voi parlate del nulla, qua la gente muore, qua la gente muore, chiedeteci scusa, noi siamo indignati. Noi li abbiamo ovviamente cercati per cercare di dare rappresentanza e corpo a quelle che sono le istanze che loro rappresentano, però ovviamente qui non si è presentato nessuno. Sbuca adesso questa persona che io non so assolutamente qualificare, a cui comunque do il microfono. Bene. Chi sei? La persona chi sei. Si qualifica, sono Francesco Onorati del Movimento 5 Stelle. Volevo soltanto dire che grazie a questa politica che dura da 40 anni di lobby industriali, fintamente industriali, che altro non sanno fare che scaricare 800.000 tonnellate di problemi dell'Acna di Cengio dalla Liguria e scaricare nella località Scafarea e Pianura, quindi Scafarea, la località che si trova a Giugliano, nella nostra, la Resit, la famosa Resit, e 800.000 tonnellate non sono cosa da nulla e non sono neanche un problema risolvibile con l'amnistia Berlusconi o balle varie. A noi ce ne importa un fico secco di queste cose. Guardi, il problema della discarica di Giugliano è un problema drammatico, io lo conoscevo, ma non c'è solo il Movimento 5 Stelle che a livello propagandistico va lì e perché si propagandistico occupa. Dice? Perché ci sono per esempio deputati del PD campani che se ne stanno occupando e che ogni giorno con angoscia fanno presente qual è la situazione reale per esempio di Giugliano, cioè la magistratura ha scoperto che in questi rifiuti impacchettati vi erano residui ospedalieri, residui tossici. Residui ingombranti, quindi non possono essere assolutamente bruciati attraverso gli inceneritori, perché guardate che lì, in quelle zone lì, è aumentato del 400%. Di chi è la colpa, Moretti? 400, di chi è la colpa? Ma di chi guardi è la colpa? Che io credo che la colpa sia davvero in questo caso delle istituzioni e soprattutto. Ma le istituzioni hanno un nome e cognome, guardi, ci sono dei sindaci, ci sono dei presidenti, far sì dei prefetti. Che il Ministero degli Interni si occupi del problema delle ecomafie, e cioè che le contrasti davvero con dei sistemi. Che per esempio Libera di Don Ciotti ha anche il. Però io le voglio far dire, scusi, il 20% di non differenziata a Napoli ci avrà un responsabile, perché guardi, se mettiamo tutto nello stesso Salerno, piano. A Salerno, allora non diciamo che il sud è peggio del nord, Salerno perché diremo è un stupidaggine incredibile. Allora, con il Salerno, sindaco De Luca. Che ha un sindaco che si chiama De Luca, fanno una differenziata che ha livelli europei. Straordinari. Quindi qui bisogna, voglio dire, quindi, il tema parlare. Di chi è? Il tema è sicuramente delle istituzioni, quindi le amministratori locali che devono scegliere di fare una politica anche culturale dando i mezzi ai cittadini per fare la differenziata, perché se noi scarichiamo sui cittadini la responsabilità faremo un errore enorme. Ministro, questi signori qua con noi non hanno a che fare niente, per favore. Ritorniamo, per favore. Sì.
sì, comprendiamo, siamo sì. Signori, signori, noi abbiamo invitato il ministro in questa parrocchia e voi siete pregati di fare le persone educate tutti quanti. Siete pregati di fare le persone educate tutte quante. Va bene sì o no? Il ministro ha accolto il nostro invito, stiamo dicendo quello che stiamo dicendo e ci risponderà. E noi lo ringraziamo perché siamo persone educate. Ministro, vediamo, diamo la parola al ministro e si vede, il ministro ha compreso bene che siamo un popolo di addolorati. Non va preoccupato. No, l'unica cosa da dire, io sono un Movimento 5 Stelle, non è sì. No, no, il Movimento 5 Stelle vado a fare il Movimento 5 Stelle altrove. Il Movimento 5 Stelle vado a fare il Movimento 5 Stelle altrove. Il Movimento 5 Stelle vada a fare il Movimento 5 Stelle altrove. Ed è una senatrice, faccia la senatrice. Per favore ascoltiamo il ministro. Cello, ci vogliono far litigare. Io credo che la cosa più importante, perché sono in molti che non vogliono un'alleanza tra questo popolo e chi vuole cambiare le cose, io credo che noi questa alleanza la dobbiamo difendere, perché saranno in tantissimi che proveranno a farci litigare. Da parte mia troverete la disponibilità a discutere anche quando contesterete il vostro lavoro, farlo, i limiti e le lentezze dell'azione di governo. Io non voglio commissariare nessuno, se le amministrazioni locali e la regione sono in grado di fare il loro non c'è bisogno di commissari, però io devo dire anche a Bruxelles che nel caso in cui non si faccia quello che è previsto ci possono essere anche i commissari, e non per fare gli inceneritori, perché qua non è che non sono stati realizzati gli inceneritori, non sono stati realizzati i siti di compostaggio, non sono state realizzate le piattaforme per la differenziata. Allora, se si fanno tutte queste cose qua, può darsi che per chiudere il ciclo non sia necessario dire che vanno fatti gli inceneritori.
Caivano. Napoli. Figuraccia del Movimento 5 Stelle con Don Patriciello. Don Maurizio Patriciello amareggiato per il comportamento dei parlamentari del Movimento di Beppe Grillo. Il programma dei parlamentari del Movimento 5 Stelle non è stato uno dei più precisi. Infatti ad essere preciso è stato solo lo stomaco dei grillini. I grillini invece di andare a Caivano, in provincia di Napoli per manifestare contro i roghi tossici e l'inquinamento, hanno preferito fermarsi a Sant'Ammaro, in provincia di Caserta, per riempire lo stomaco. Il pranzo iniziato verso le 14.30 è terminato alle 17, facendo saltare così appuntamento con Don Maurizio che era fissato alle ore 15. Alle ore 17 il prete anticamora telefona ai grillini. Noi abbiamo già aspettato abbastanza, sono 2 ore che vi aspettiamo, io con la mia gente vado avanti, voi andate con Dio.